Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi di 4 gennaio. C'è qualcuno che è appassionato di questi candelabri rossi, sono ritornati, quindi evviva i candelabri rossi, questi qua, vede, uno e due. Evidentemente sono a Roma. Cosa c'è oggi sui giornali? Beh, ovviamente oggi la notizia non poteva passare in secondo piano, è sempre quella solita, cioè dei sindaci cappeggiati, pensate un po' voi, da Leo Luca Orlando contro Salvini, dicendo che non applicheranno, buongiorno Barbara, non applicheranno il decreto sicurezza, soprattutto in quella parte per la quale i richiedenti asilo si sostiene nel decreto sicurezza che non ci debba essere iscrizione all'anagrafe, nel senso che finché non sono italiani con un permesso, con un non permesso, non si debbano iscrivere all'anagrafe. Insomma, è una grande battaglia sui diritti civili di coloro che vogliono il diritto d'asilo, che probabilmente possono anche non averne diritto al diritto d'asilo, però prima di questo i sindaci si occupano della grande questione di libertà. La cosa che mi fa ridere è che questa grande questione di libertà viene interpretata da Leo Luca Orlando, da De Magistris. Oggi l'unico pezzo che vale la pena di leggere su Leo Luca Orlando è quello di Peppino Sottile, nascosto a pagina 2 del foglio, anzi ne ha 4 di pagine, quindi non possiamo dire che sia nascosto, ma io gli avrei dedicato tutta la prima pagina del foglio, e ci racconta che razza di personaggio è Leo Luca Orlando, Aug Giorgio, cioè l'uomo che, a parte far suicidare di fatto, come qualcuno di voi ha scritto l'altro giorno, un maresciallo dei carabinieri, cioè far suicidare, aver contribuito a un clima, come avrebbe detto Sciascia, un contesto per cui tutti quelli che sono i nemici di Orlando erano amici dei mafiosi. Questa cosa gliela rimproverava anche Sciascia, che era e viene considerato un grandissimo e che fece una battaglia epica contro Leo Luca Orlando. La stessa cosa e la stessa monnezza che oggi è piena, di cui oggi è piena Palermo, fu rilasciata da Orlando nei confronti di un altro mito di oggi, incontrastato, Giovanni Falcone. Ecco, questo signore contro Falcone, contro Sciascia, contro tutti coloro che non hanno il pensiero unico, ce lo racconta Peppino Sottile sul foglio di oggi e se la prende con Salvini. Insomma, nel pantheon dei nemici di Orlando c'è anche Salvini, oltre a Sciascia e tanti altri. Molto diversa la posizione del sindaco di Ascoli, sono due righe nei giornali che dice: ma non riesco a capire quale sia il problema su questa vicenda, non condivido invece quello che ha scelto di fare Salvini col decreto sicurezza, ma lo applicherò. È invece la posizione di alcuni sindaci del Movimento 5 Stelle come Nogarin e dei sindaci del PD della Lombardia. Gervasoni oggi sul Messaggero scrive una cosa sacrosanta, e questa in realtà è una grande rivolta dei sindaci del PD che cercano di avere un po' di spazio politico, legittimo, se non fosse che questo spazio politico lo hanno in maniera incostituzionale, illegale, non legittima. Un sindaco, come scrive oggi forse Cacciari con questo suo modo un po' involuto di parlare, cioè lui deve sempre dire le cose complicate perché sembrano più intelligenti, in un'intervista a Repubblica dice: io se fossi stato Venezia, sindaco di Venezia, comunque l'avrei dovuto applicare questa norma, più o meno dice questa roba qua, perché noi siamo burocrati che amministrano le città, non siamo politici. Certo, io la contesto in pieno. Seconda grande questione di giornata, che secondo me sui giornali, diciamo, progressisti ha un peso relativo, è questo scandalo della finale della Supercoppa Italia, e cioè la finale tra Juventus e Milan. Prima domanda che fa un cornuto come il sottoscritto: quale cacchio di motivo al mondo c'è di andare a fare la finale tra Juventus e Milan a Riyadh o a Jeddah o dove cavolo è in Arabia Saudita? I soldi, ovviamente. Posso io essere contrario ai soldi portati dal business del calcio? No, non sono contrario, sono favorevolissimo. Mi piacciono i soldi, mi piacciono i miliardari. Sono contento che abbiamo Ronaldo, che abbiamo CR7, che gli stadi sono pieni, che vendiamo le magliette con il nome di un portoghese e ci facciamo i soldi noi. Sono felicissimo. Ma il punto fondamentale è, mi chiedo, per quale cacchio di motivo abbiamo scelto proprio Jeddah? Per quale diavolo di motivo, quando abbiamo scelto una città dell'Arabia Saudita, non abbiamo preteso il pretendibile? E cioè non Me Too, non Asia Argento, non le eroine che si vestono di nero perché scandalizzate dal fatto che un produttore gli tocchi il culo, cosa secondo me tutto sommato che è esistita negli ultimi 100 anni. Io mi scandalizzo perché nello stadio di questa finale italiana, non un italiano che va in una finale in Qatar, ma è una finale
italiana, le donne devono entrare come se fossero un'altra razza da ingressi separati rispetto agli uomini. E dico che c'è il presidente della federazione della Lega Calcio, che è un bravissimo banchiere, Micciché, beh, insomma, abbiamo fatto dei passi avanti. Sì, li ha fatti il re saudita quando all'inizio del 2018 ha detto che le donne possono guidare. Ma ci possiamo accontentare del fatto che le donne possono guidare e possono andare allo stadio da sole? Cioè, io mi chiedo, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma stiamo veramente parlando? Pensate che io sia un femminista? Pensate che io sia uno sponsor del MeToo? Pensate che io sia uno di quelli che dice se non ora quanto? No, sono una persona che ha buonsenso e il buonsenso mi dice che in una società civile una donna non può entrare da un ingresso diverso rispetto a quello di un uomo, non può entrarci un nero, non ci può entrare un giallo, non ci può entrare un bianco, non ci può entrare un nano, non ci può entrare una ballerina, si entra tutti dallo stesso ingresso e se si entra da ingressi diversi, io penso come fanno i giocatori di calcio a esultare? Vanno nella sezione o meglio gabbia, come dice PG Battista, in cui ci sono le donne a fare così se segnano, vanno dagli uomini, fanno il giro delle curve, c'è la curva nord donne, sezione sud, ma ci rendiamo conto? E stiamo ancora qua a parlare se la facciamo o non la facciamo questa cosa, vale 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 20 milioni, secondo me gli stessi soldi, io non penso che il dio denaro faccia schifo, non penso che sia lo sterco del demonio, penso che si possa fare anche in altri modi, e cioè che si possa scegliere di non andare a fare la finale italiana in un posto in cui le donne entrano cazzo da un'entrata che non è quella degli uomini. Mi basta questo, cioè non è che c'è da discutere, è semplicemente questo, e non è, a me non è fotte nulla che hanno ucciso Cassoggi, perché oggi c'è la risposta da parte della federazione italiana, ma non si sapeva che avessero ucciso Cassoggi, c'è un'indagine in corso, ma chi se ne frega, oggi hanno appena rapito una spia, oppure una spia coreana se n'è andata via dall'Italia. Il punto fondamentale è l'ipocrisia di un mondo che in Arabia Saudita, siccome sono veramente amici di Trump, amici di Bush, amici della nostra Lega Calcio, si possa tollerare una cosa. Qua in Italia non entriamo negli ascensori con le donne perché abbiamo paura che poi ci facciano causa in Italia, a New York. Io lo trovo una cosa incredibile. La mia eroina è una ragazza di 27 anni. Questa ragazza di 27 anni è la campionessa mondiale di scacchi ucraina che ha deciso di non andare alla finale in Arabia Saudita. Per quale diavolo motivo? Per un solo motivo, che non voleva giocare agli scacchi velata e dice: io non sono una subumana, non sono una sottospecie delle donne. Avrei esagerato? Non avrei esagerato? Allora, questo è un modo di combattere, se si vuole, uguaglianza uomo-donna. Non queste minchiate con cinque, va bene, avete capito, che vanno per le piazze di Roma a romperci le balle. Nel frattempo, avete capito come la penso, poca roba sui giornali, PG Battista e qualcun altro, mi sembra anche la verità, su che per prima la citò ieri, sulla fattura elettronica straordinaria, un colonnino ieri del Corriere della Sera, che dice il colonnino, beh, è una cosa veramente straordinaria, dice, ve lo leggo, sulla fattura elettronica del 1 gennaio del 2019, fattura elettronica esordio no problem, ma che ne sapete voi, quanta gente ha provato a farla, quanti commercianti, quanti artigiani, quanti benzinai, quante persone hanno provato a farla e non hanno ancora capito come cacchio farla, non c'hanno i codici, non riescono a funzionare, si è bloccato a un certo punto ieri uno dei grandi provider dello SDI e in soli 3 giorni sono state 1,5 milioni le fatture emesse, ma porca miseria, e che cos'è un successo? Se uno deve fare la fattura, la deve fare fino a prova contraria, non è un successo della fattura elettronica, se io ho venduto, e succede di vendere anche il 3 e il 4 gennaio, se io ho venduto e devo fare una fattura, non è un successo che sia elettronica, perché è obbligatorio che lo sia, non è un successo se le donne in Arabia Saudita entrano attraverso un ingresso separato, è obbligatorio, non è un successo se io ieri ho messo una fattura elettronica, era obbligatorio, quindi va benissimo. Colonnino del Corriere della Sera, intervista a Freccero che nel frattempo ci spiega per quale motivo deve tornare Luttazzi, con grande godimento di Travaglio che gli dedica un fondo oggi sul Fatto, ritorna Luttazzi e Travaglio ci ricorda che l'editto bulgaro, che è una minchiata e che Berlusconi non avrebbe dovuto fare perché queste cose non si fanno, l'editto bulgaro nasce
nasceva dal fatto che Luttazzi e Travaggio in televisione a Rai 2, pagata da tutti i contribuenti italiani, con Berlusconi maggioranza nel paese, ma poteva anche essere minoranza, dicono che Berlusconi era indagato ed era complice più che indagato, delle stragi mafiose del 92 e del 93. Allora, se io con i miei soldi posso pretendere che non si dica che Di Maio sia un mafioso se non lo è, Di Battista è un mafioso se non è condannato, che non lo sia Berlusconi se non è condannato, beh, insomma, questo si può pretendere. L'editto bulgaro, una minchiata. L'eroismo di dire che Berlusconi è un mafioso, altrettanto una minchiata delinquenziale. Comunque, Luttazzi se lo tenessero Rai 2 e se lo vedessero. Bello il pezzo di Gnocchi che dice che Forcero riciccia i reduci. Sul giornale, invece, notizie delle notizie, chissà se è vero, la ex direttrice di Sky, cioè Sara Varetto, dovrebbe diventare candidata all'Europarlamento di Di Maio. Almeno così sperano i grillozzi. Per oggi è tutto, se vi piace condividete, lunedì Quarta Repubblica. Ciao.